qui con Giovanni Scotto per Megawatt. Com'è andata questa prima giornata? Beh, diciamo come al solito soddisfacente, nonostante tutto siamo al nostro settimo anno consecutivo di questo evento, grossa affluenza come al solito e giornata di divertimento, ci siamo divertiti veramente. Com'è stato diviso in 2 giornate, in base alle filiali? Sì, in pratica noi abbiamo fatto 2 giornate dove oggi ha partecipato, l'abbiamo organizzata noi della filiale di Nocera Inferiore e domani ci sarà l'altro evento uguale, però organizzato dalla filiale di Ottaviano, quindi sono 2 giorni, ci siamo divisi con le 2 filiali in pratica. Come hanno risposto i clienti e gli sponsor a questo evento? Ma i clienti, come al solito, come dicevo prima, sono sempre, come dire, in molti ad accogliere l'invito perché si divertono e provano un'esperienza che, voglio dire, non è da tutti i giorni mettersi in una macchina da competizione in pista, quindi sono sempre, come dire, rispondono sempre molto volentieri. Gli sponsor, ovviamente, anche loro hanno, per come dire, sono contenti della giornata, in quanto ovviamente loro sono interessati all'affluenza della clientela che c'è stato, ripeto, quindi bene anche per loro, come dire. Invece personalmente ti abbiamo visto correre in pista, come hai trovato il tracciato, quale parte preferisci di questo circuito? Beh, diciamo che il tracciato lo conoscevo già, quindi la macchina no, ma il tracciato sì. Il tracciato è un bello, diciamo tecnico, abbastanza tecnico, c'è cioè un bel rettilineo finale, quindi si raggiunge anche una certa velocità importante, però è bello. Ma voglio dire, l'evento in sé per sé, la macchina e l'adrenalina che ti porta, che ti rende tutto, diciamo così, bello, quindi voglio dire, è molto molto bello. Inoltre annuncio già che ci sarà già organizzato l'evento per il 2019, che quindi noi non ci fermiamo a questo evento, anche perché la richiesta è finita la giornata e già ci hanno chiesto, ma l'anno prossimo la facciamo, quindi voglio dire, il successo c'è e quindi già annunciamo il prossimo anno di nuovo con l'ottavo anno consecutivo. La macchina è una bella macchina, quindi comunque ti facevo divertire. Mi sono divertito pure stamattina, però. Stamattina sui go-kart, te abbiamo visto infatti girare qua in pista. E invece a proposito della pista, come l'hai trovata? Guarda, ti dico, non ho spinto, un po' perché abbiamo mangiato abbondantemente, quindi soprattutto grazie agli sponsor e chi ci consente di fare questo tipo di eventi. E quindi mi stavo risvegliando, ho fatto i primi giri bello tranquillo. Però la pista è molto molto carina, riesce a spingere tantissimo, quindi è molto divertente. Com'è andata la prova in pista? Sì, devo dire che è stata emozionante, anche perché è il cambio normale, quindi con la marcia è come se guidassi una macchina però di un certo livello e quindi da emozione con qualcosa che conosci. Quale parte del tracciato ti è più piaciuta? Quella che fosse un po' più antipatica, questa qui, perché era più difficoltosa nella prima girata. Cosa ne pensi di questo evento? Beh, noi ringraziamo sempre Megawatt per darci la possibilità di partecipare a questi eventi che alla fine ci rendono un po' più diversi dagli altri, quindi grazie a Megawatt. E com'è andato invece il giro in pista?
Bene, bene, all'inizio ci vuole un po' per prendere familiarità con la pista e con la macchina, però diciamo che proprio nell'ultimo giro mi sentivo un po' più padrone e ho spinto un po' in più. Da Como a Battipaglia, sul circuito del Sele, per questo evento, cosa ne pensi? È un'esperienza, è una manifestazione molto bella, mi sono divertito, macchine molto belle, è stata una bella esperienza. Come è andato il giro in pista? Molto molto bene, ho preso subito confidenza con la macchina, sono 20 anni che guido e è stato veramente bello, mi ha preso molto. È il primo evento al quale partecipi? No, il secondo. Ho partecipato l'anno scorso sempre qui tramite la Megawatt, è molto bello. Siamo con Emanuele Nicoletti, responsabile filiale Finder per Molise, Campania e Potenza. Buongiorno, è un piacere per noi essere qui, insomma, in questa atmosfera così emozionante ed essere tra gli sponsor di questa iniziativa, per l'appunto. Di cosa si occupa la vostra azienda? La Finder SPA è un'azienda italiana che ha la sede nella Val di Susa, ad Almese, in provincia di Torino. È un'azienda che produce, è nata con l'invenzione dei relay passo passo per uso civile, ma già da tanti anni, insomma, è ben specializzata anche nelle applicazioni industriali, nel settore automazione industriale, oltre che avere una gamma sempre più vasta per le applicazioni civili e sempre più smart pure per le applicazioni civili e terziarie. Alcuni tra i prodotti punto di forza dell'azienda? Sì, sicuramente il prodotto da cui la Finder è nata, che è il passo passo, diciamo, per applicazioni civili, ma anche nel campo dell'automazione industriale abbiamo praticamente le interfacce e tante altre apparecchiature elettroniche come gli smart timer, che stanno avendo davvero molto successo. Mi chiamo Ciro Serra, sono responsabile tecnico commerciale per le zone di nostra competenza, appunto come dicevi prima, Campania, Potenza e provincia, il Molise. A Ciro invece chiediamo com'è andata questa prova in pista. È stato sicuramente molto, molto emozionante, per me era comunque la prima volta che salivo su una vettura del genere, è stata una bella esperienza. E cosa ne pensi invece di questo evento in generale? Credo che sia un evento molto, molto interessante, che concilia il lavoro con il tempo libero. ABB sta per? ABB sta per Asea Bramboveri, è una multinazionale svedese-svizzera, oggi ha l'holding in Svizzera ed è un'azienda che si occupa di produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. E per quanto riguarda l'evento, cosa ne pensi? L'evento, questo è l'ennesimo evento, io ho il piacere di parteciparci per l'ennesima volta, grazie a Megawatt che, come ripeto, è un nostro partner, uno dei maggiori partner come distributore.
Ho partecipato l'anno scorso anche con varie tipologie, altre tipologie di macchina. Quest'anno mi sono divertito in modo particolare, ci sono le Mini Cooper, mi sono divertito, faccio tanti chilometri, circa 80.000 l'anno, però non sono un pilota appassionatissimo, però mi sono divertito proprio essendo profano, forse ti diverti di più in questo caso. No, è un bel evento, riusciamo ad avere sempre ogni anno lo stesso risultato, cioè tutti sono contenti e ogni anno, l'anno successivo c'è sempre una presenza maggiore. La Parazzolla in effetti è un'azienda che oggi in effetti ha oltre 100 anni di storia, produce prodotti di alta qualità e siamo qui oggi in effetti con Megawatt per questo evento particolare, proprio in collaborazione con la Parazzolla. Un'impressione su questo evento? Ah, una cosa molto simpatica, in effetti poi voglio dire, riusciamo a coniugare un po' quello che è il lavoro con un'attività diverso, insomma, con le famiglie, con gli installatori, quindi è lavoro ma in veste più leggera chiaramente, insomma. Invece a te chiediamo, com'è andata la prova in pista? La prova in pista è molto, molto bella, è un'esperienza sempre nuova, la cosa che fa più piacere è vedere la partecipazione di tanti installatori, tante ragioni sociali, veramente un ringraziamento e va fatto alla Megawatt che ha portato in pista tanti installatori e speriamo che il prodotto Palazzoli venga sempre più acquistato qui in Campania. Con Vittorio, come è andato il giro in pista? Benissimo, è stato molto divertente, bello da rifare sicuramente, poi la pista permette, quindi le macchine ci sono. Avevi mai corso su un tracciato del genere? No, solo con dei go-kart, mai con macchine modificate. Quale parte del tracciato ti piaceva di più? Io vado pazzo per le curve, quindi mi piace divertirmi in curva, poi rettilineo, vabbè, quelli sono bravi tutti. Sentito questa macchina? Forte, forte sotto, veramente bella, è stata una bella esperienza, veramente. La prima volta che corri in pista? Sì,
Sì, prima volta per me. Com'è andato il giro in pista? Bene, bene, è andato molto bene, ci è piaciuto, stiamo divertiti. Raccontaci un po' le emozioni su questo tipo di vettura, avevi mai provato una macchina del genere? No, questa è la prima volta, è stato molto emozionante, molto bello, molto forte come cosa. Hai avuto delle difficoltà inizialmente o è andato tutto liscio? No, tutto liscio, tutto liscio. Appassionato di motori? Sì, appassionato. Come nasce questa passione? Mi sono sempre piaciuto. Io guido da quando avevo 16 anni, quindi mi è sempre piaciuto. E invece come esperienza così sportiva in pista è la prima volta o già è... La seconda volta, l'abbiamo fatto l'anno scorso sempre con Megawatt. Esperienza che si potrà ripetere in futuro? Credo di sì, in passato già mi è capitato di partecipare insomma a questi tipi di convegni, quindi spero ricapiti sinceramente. Con Megawatt invece questo è stato il primo dei due? Sì, l'anno scorso non sono potuto venire, ero stato invitato e quest'anno invece mi ero messo da parte questo piacere insomma di venire qua. Come hai trovato il circuito? Circuito bello, veloce, mi sono divertito. Secondo Gran Premio Megawatt per la filiale d'Ottaviano, com'è andata questa gara? Beh, è stata una bella esperienza, è stata la prima volta e tutto bene, è stata una bella esperienza. Thank you.
una bella occasione, voglio dire, per stare insieme. Abbiamo fidelizzato alla fine sempre di più il rapporto con i nostri clienti, voglio dire, il fine ultimo poi della giornata era questo, voglio dire, alla fine. A proposito dei clienti, come hanno risposto i clienti e qual è stata l'impressione degli sponsor? I clienti sono rimasti soddisfatti, contenti, ci siamo divertiti, bellissima giornata sicuramente.